Sì, in verità la devastazione e il saccheggio della nostra città da parte di queste soggetti al capitalismo finanziario globale è estremamente visibile, no? E parlo di capitalismo finanziario perché la Costa Crociere, col nome così italianeggiante, con le pubblicità mediterranee, in verità è una multinazionale che ha sede a New York, mentre l'MSC, la Mediterranean Shipping Company, che ha questo nome così anglofono, in verità è fondata da un italiano, un compaesano di Schettino, fatalità, che però ha trasferito società e residenze in Svizzera, dove ha sposato una giovane donna che gli ha portato una banca in dote. Quindi stiamo parlando di multinazionali finanziarie che arrivano, che speculano, che vendono la nostra città per la loro giostra da turismo di massa devastante, e con un impatto veramente enorme sulla nostra vita, di cui la parte visiva, diciamo la parte paesaggistica, è davvero il minore dei problemi. Anche questo. Se fosse solo quello il problema, potremmo anche fregarcene. La verità, adesso non voglio farla lunga, anche perché quasi tutti qua, tranne forse Raffa, sanno, no, bene o male di cosa stiamo parlando, però quando si parla di queste cose che inquinano come 14.000 automobili, ieri ce n'erano 7 mentre stavamo facendo il referendum contemporaneamente, ci dà un'idea, no, della quantità di veleno che distribuiscono abbastanza democraticamente su tutto il centro storico, perché queste navi entrando dal mare devono attraversare tutta la città da un capo all'altro. Ieri ce n'erano 7, uno si fa un'idea. Queste navi bruciano un carburante che sono tipo 3.000 volte più carico di zolfo, che è la quantità più, che è l'elemento più nocivo di questi carburanti rispetto alle nostre automobili. Queste navi distruggono la nostra città e distruggono, come appunto dicevi tu, anche la nostra laguna, cioè distruggono le nostre acque. Anche noi in qualche modo siamo dei water protector a nostro modo, nel senso che la vita, la sopravvivenza stessa della città di Venezia è legata a doppio filo con l'equilibrio delle sue acque, che sono acque salate, che sono acque dolci. La laguna è un equilibrio dinamico, un incontro sempre mutevole tra forze del mare, quindi tra acque salate, acque dolci e sedimi che provengono dalla terraferma. Come sapete, la laguna in natura non esiste, cioè non è un elemento statico, cioè non è un bene comune in senso ecclesiastico del termine, cioè dato dal creato, cioè non è qualcosa che ci viene dato una volta per sempre. La laguna in natura soccombe o alle forze del mare, diventa mare, o alle forze di terra e diventa terraferma. La laguna di Venezia è la più antica laguna del mondo ed è in questi termini un bene comune, perché è un equilibrio dinamico mantenuto tale nei secoli dal sapiente intervento dell'uomo, che la mantiene laguna facendo di volta in volta interventi nella storia sempre reversibili, sempre sperimentali, sempre delicati in un certo qual modo e sempre mirati alla capacità della laguna di autoriprodursi. Quindi è l'attività dell'uomo che rende questa patrimonio dell'umanità, che è la laguna e la città di Venezia, in grado di sopravvivere nei secoli per oltre 1.000 anni, e che rende possibile l'esistenza della magia di una città che nasce sull'acqua. Ecco, questo patrimonio storico, culturale, umano, eccetera, viene semplicemente distrutto dalla sete speculativa di governanti inqualificabili negli anni, e non c'è alcun tipo di distinzione tra centrodestra, centrosinistra, eccetera, come abbiamo visto nell'affare Mose, e dall'inqualificabile appetito di profitti di queste multinazionali finanziarie, che per far passare questi mostri, che ripeto non è un problema estetico ma è un problema di scala, queste navi sono 6 o 7 volte più alte della casa più alta di tutta la città, cioè è una violenza, uno stupro continuo della nostra città, che viene praticato solo per speculare, solo per trarre profitto veramente mercantile nel senso più volgare del termine, per pochi.
distribuendo invece i danni e l'inquinamento e tutti i costi sociali, ambientali, economici di questa operazione speculativa. Quindi le grandi navi sono in tutto e per tutto simili a tutte le altre grandi opere che, come diceva Dana, no, colpiscono il nostro paese, come ricordavi tu, in particolar modo in epoca post-crisi, no, che colpiscono il nostro paese senza alcun riguardo della qualità della vita, del rispetto del patrimonio artistico, culturale, ambientale del nostro paese. Quindi per cercare di chiudere velocemente, interloquire anche con quello che diceva Rafael, che davvero è un grande piacere averlo qui e poterci scambiare, no, delle impressioni, conoscenze, eccetera, anche perché noi eravamo pronti per montare su un aereo, venire alla marcia di Washington, purtroppo non si è svolta, ma credo che non sia solo appunto una questione di solidarietà. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo riuscire a superare. Cioè, la grande potenza dei comitati ambientali è il loro radicamento, no, territoriale. Noi siamo ancora, dobbiamo ancora renderci conto della potenza, no, del referendum di ieri, cioè 18.000 persone su una città che ne fa 58.000 residenti, cioè è una cosa abnorme, cioè ha superato di gran lunga ogni nostra più rosa aspettativa, ma il problema, cioè l'opportunità che noi abbiamo questa sera, insomma anche un po' la sfida che tutti noi abbiamo davanti come lotte territoriali, è di essere in grado di unire il nostro grande radicamento territoriale e parlarci e costruire assieme qualcosa che va oltre la solidarietà. Cioè il problema tra le navi, la TAV o l'oleodotto del Dakota non è semplicemente di solidarietà tra lotte territoriali, ma noi dobbiamo capire che di qualunque grande opera stiamo parlando, che sia una galleria, che sia un oleodotto, che sia una nave, che sia un inceneritore o che sia una base militare o un'antenna radar della NATO, noi stiamo parlando la stessa lingua. Solo se riusciremo a codificare assieme questa stessa lingua e fare delle nostre battaglie un'unica grande battaglia nazionale, globale, che vada oltre la purtroppo sempre presente rischio di sindrome NIMBY all'interno dei nostri discorsi, dei nostri comitati, davvero allora faremo paura a questo modello di sviluppo, al capitale, e riusciremo a costruire un linguaggio rivoluzionario globale.